Vogliamo sostituire una coppia di serrature per serranda con le serrature Viro 8232 e 8233.9. Cominciamo dalla serratura destra che, vista dal lato interno, risulta fissata sulla sinistra della serranda. Svitiamo i quattro dadi che la tengono ancorata. E stacchiamola dalla serranda. Utilizzando le precedenti viti, applichiamo la serratura destra 8232 e fissiamola con quattro dadi, stringendoli a fondo aiutandosi con una chiave. Ricordiamo che le serrature 8232 e 8233 sono disponibili con cilindro sporgente 6 o 9 mm in base allo spessore della serranda e che l'ultimo numero di codice articolo rappresenta proprio la sporgenza del cilindro. Nel nostro esempio installiamo infatti le serrature 8232 e 8233.9. Passiamo quindi alla sostituzione della serratura sinistra che, vista dal lato interno, risulta fissata sulla destra della serranda. Anche in questo caso, per fissare la serratura Viro 8233, possiamo utilizzare le precedenti viti. Stringendo i quattro dadi, aiutandosi con una chiave. Proviamo quindi il funzionamento delle serrature. La chiave Viro, a profilo simmetrico, consente apertura e chiusura sia dall'interno che dall'esterno. Grazie per l'attenzione.